Ben ritrovati con A Tu per Tu, che dopo due puntate, diciamo, in esterna, Con questa dedicate. pioggia ci mancava altro, si poteva più durare Ci ha all'esterno. fatto tornare all'interno, una dedicata al 25 Ben aprile, trovata a tutti. ecco, che ha avuto veramente grande Bene, successo, anche bene. l'altra dedicata al lavoro, sai, mi dicono che, insomma, questo luogo simbolo che abbiamo scelto, Ma che è vedi, la quando ex ci mettiamo Lebole, passione nelle cose, poi i vengono bene. risultati Vengono si bene, vedono. non che nell'interno ce ne mettiamo di meno, perché oggi abbiamo Donato Caporali, consigliere comunale, e Ciao, parliamo di Gonzalo. questa cava che sa da fare, non sa da fare, non si è capito, secondo me è già Ma non una solo strada della bella cava, perché segnata, parliamo però anche della questione dell'ato, di questo ecco, inceneritore, se sa da ampliare o non sa anche da lì è ampliare. una bella Tema palla. interessante. È molto interessante perché sì, la cava è veramente una cosa allucinante, anche perché non riesco a capire come non ci si renda conto che tutta quell'area dalla parte di qua dell'Arno che guarda Arezzo Certo. devastata integralmente. Ora lì c'è quelle bellezze, le vogliamo devastare anche lì, che poi non riesco a capire un'altra cosa. L'edilizia non esiste più, anche questi materiali inerti che vogliono estrarre, dove li vogliono mandare? Cioè, cosa hanno in mente? Perché anche questo c'è da chiedersi, non c'è più Chiudono l'edilizia. No, le aziende. non c'è più l'edilizia, quindi tutto questo materiale inerte a cosa serve? Comunque, ma direi che l'altra cosa terribile è le vicende dell'ato, quindi di questi benedetto inceneritore che ora lo stanno facendo passare come Non lo devi un. chiamare inceneritore. Ma io lo chiamo Non inceneritore. vogliono. Io lo chiamo inceneritore perché ora questi inceneritori lo vogliono far passare come qualcosa di ecologico che fa invece di incenerire fa i fiori, ma il problema è che Anche le se zucchine, qualcuno. anche sì, il problema è che lì intorno a quell'inceneritore effettivamente ci si produce la stragrande gli ortaggi e la frutta per la città e quindi tutta quella secondo me non è vero che non inquina, quindi se comunque inquina va tutto su quella frutta, quella verdura che poi ce la rimangiamo. Allora io a parte l'ubicazione, no? Perché forse era possibile farlo in dei punti meno dannosi. Sai, lì eravamo nel 95, Sì, erano altri tempi, comunque sia, le 45. esigenze erano Comunque, differenti. ora Anche immaginare le di. conoscenze, Ma forse. poi in un momento come Sicuramente. questo, in cui si è scoperto, ad esempio, so, hai visto queste note vicende nazionali l'eolico, cioè la storia delle energie rinnovabili, le energie pulite alla faccia. Cioè, anche lì, cioè, dire, si è riempito il sud con quelle pale eoliche inutili, che sono uno scempio, veramente uno Ce scempio. Non l'abbiamo un esempio anche nel comune di Talla, se non ma anche sbaglio, nel che comune poi di Subiano ce non. n'è una Ma che Subiano si vede da è Arezzo che non passata. produce, secondo me, io non la vedo mai girare, quindi, E capito? sì che le pale girano, eh. Detto No, no, ma questo, no. Sì, poi lo facciamo parlare, ma anche lì altri a tipi di Subiano pale. abbiamo anche un'altra centrale a biomasse già abbandonata. Cioè questo ci dovrebbe far riflettere e soprattutto ci dovrebbe inquietare, perché quando la politica si butta su queste, ripeto, su queste questioni ecologiche, tra virgolette, ho fatto due esempi come sono andate a finire e quindi ci dovrebbe far riflettere perché mi sembra che oramai la politica tutto pensi fuorché al bene dei cittadini. Da quale argomento vuole iniziare? Ah, possiamo partire da quello magari appunto dell'area di escavazione e poi Ok. proseguire. Entrambi sono temi ambientali comunque sia che hanno una rilevanza importante per la città e anche per le periferie e le frazioni. Per quanto riguarda la cava in località Vignoli, prevista e proposta dal comune di Capolona, quantomeno una proposta che doveva essere maggiormente approfondita, quantomeno con la popolazione ivi residente, perché un'area di escavazione in un'area vergine come quella doveva essere oggetto di studi anche maggiormente approfonditi. Sicuramente è un'ipotesi da rigettare sotto qualsiasi profilo, sia sotto il profilo della conferenza di pianificazione richiesta dal comune di Capolona alla provincia in modifica al PAIRP, ma anche nell'inserimento della stessa cava in località Vignoli, in quanto hanno deciso di seguire due strade all'interno del PRC, il nuovo piano regionale cave.
Entrambe le ipotesi devono essere rigettate e in più, essendo propositivi, va fatto un ulteriore ripassaggio. L'area va vincolata da ogni punto di vista nel nuovo PIT, il piano territoriale della regione toscana, nonché anche dato maggiore sviluppo turistico come previsto dal lato turistico istituito dalla regione, che poi anche qui non si capisce, cioè in un senso si istituisce un ATO per promuovere il turismo dove ci sono tantissime strutture ricettive, dove ci sono tante emergenze naturali, e dall'altro si vuole autorizzare questa cava che ha ricevuto un forte dissenso da parte della popolazione. No, questo è tangibile, però io ho assistito personalmente, tra l'altro l'unico organo di stampa presente, di questo secondo me qualcosa racconta, al consiglio comunale dove la minoranza proponeva, la minoranza del comune di Capolona, di stralciare questa delibera. Il sindaco, cioè, in maniera molto serena e tranquilla, ci racconta che lui ha semplicemente preso atto dei piani strutturali precedentemente approvati e del fatto che appunto lì non ci fossero vincoli. Ora, da uomo di sinistra, quale penso tu sia, certo, Donato, ok? Perché bisogna sempre arrivare al ma se l'avevate fatto, ma se l'avevate detto? Cioè lì ci sono state, se non sbaglio, due amministrazioni targate sinistra prima di questa, no? Prima dell'attuale. Da sempre. Possiamo dire da sempre. Quindi, perché non è stato vincolato prima questo territorio? Certo, bisogna chiedersi che cosa significa oggi essere di sinistra. Sì, per carità, però voglio dire, si può anche criticare la anche scelta. Anche Renzi diceva di essere di sinistra. Sì, dai, lui c'ha il pallino. No, però... Di sinistra. Sì, no. Però detto questo, credo che Alberto Ciolfi non possa essere definito un renziano, insomma, che l'ex sindaco di Capolona, tra l'altro dimesso poi anche da consigliere di minoranza. Ecco, e anche questo forse qualcosa ci racconta, ma comunque, perché non è stato vincolato? C'è stato anche un tentativo da parte dell'allora, se non sbaglio, presidente della provincia, oggi assessore regionale, Vincenzo Ceccarelli, di vincolare quell'area, ma non è stata vincolata. No, aspetta, ecco, l'area è vincolata secondo il PCP, il piano territoriale provinciale, che è uno strumento sovraordinato rispetto al piano strutturale del Comune di Capolona. Il piano strutturale del Comune di Capolona non ha previsto vincoli, ma comunque sia il PTCP, che fu approvato dall'allora provincia, è ancora in ambito di aree di escavazione, ancora vigente, in attesa del PRC. Per cui pertanto quell'area, infatti la provincia a guida attuale Chiassai, risponde al comune. Ma è un NIE, quello della provincia? No, quello della provincia è un chiaro no, okay. Ti dice che l'area è escavabile. Se si vuole intenderlo come NIE, esclusivamente per un obbligo di legge, in quanto va a dire, se vuoi modificarlo, devi rivolgerti e prevedere quell'area scavabile al nuovo PRC, che è il nuovo strumento, certo, urbanistico, in base alla riforma del Rio Renzi, delle province, è stato riassunto dalla regione toscana, andrà a disciplinare le aree scavabili. Ma la provincia dice chiaramente no, perché nel vecchio PTCP quell'area lì era tutelata e vincolata. La battaglia da fare è di far recepire questi vincoli all'interno anche del PIT, in modo tale che il comune di Capolona si adegui a quello strumento urbanistico. La regione, Donato, chi è che può mettere? La regione fa le modifiche al PIT, non solo un comune, comunque sia la facoltà di mettere maggiori vincoli rispetto a un'area che non li ha, non è che è vietato. Il problema è che forse c'è stata nel passato una sottovalutazione di quello che poteva succedere a quell'area non ponendo dei vincoli. Questo magari la sinistra deve fare una riflessione più seria, e poi magari l'affronteremo anche sul punto successivo, sul prevedere e essere lungimirante nel dare alternative e creare una visione differente da quella che fino ad oggi abbiamo dato. Questo un po', perché poi insomma uno se lo chiede, non ci sono vincoli, vorrei che tu della soprintendenza, ad esempio, ti vorrei chiedere una cosa molto più concreta. Sì, dimmi. Cioè, perché un comune come Capolona fa deturpare il suo territorio e per farci delle scavazioni di questo tipo? Cioè, qual è l'utilità per i cittadini, non solo quelli limitrofi, ma tutto il comune? Che utilità ne ricava? Il problema è che le concessioni che vengono pagate. Esatto, gli oneri di escavazione sono abbastanza alti. Per la località di Cava Vignoli si parla di un ritorno per il comune di Capolona tra i 250.000 e i 300.000 euro, ma questo non giustifica. All'anno? Totali. Perché lui dice anni. Nel consiglio comunale 100.000 euro all'anno. Sì, non si
Non è questo sufficiente però a deturpare un patrimonio in quel modo, che può produrre molta più ricchezza. Hai idea invece l'azienda che estrae quanto ci guadagna? No, quello non lo so, perché devo vedere per bene la grandezza dell'area, in quanti anni, quanto è il prezzo di mercato. Ecco, ma hai capito? Sì, ma io capisci? Lo so, capito. Cioè questi, capito, sti amministratori, che quando vanno in campagna elettorale promettono mari e monti, no? Perché è tutto facile, e dopo chiaramente non essendoci più gli oneri di urbanizzazione facili come era fino a qualche anno fa, esatto, che gli bastava rendere edificabili anche i greppi, come si suol dire, li rendevano edificabili, entrava gli oneri, se non altro dell'IMU, erano a posto. Oggi non funziona più così, però è ancora più allucinante che i cittadini per 100.000 euro, quindi un comune come Capolona che avrà un bilancio 6-7 milioni di euro, presumo, cosa sono 100.000 euro? Cioè cosa ci fa quel comune con 100.000 euro? Ma infatti i cittadini si fanno deturpare il territorio. Non è solo questo, euro, è anche la ricchezza che si andrà a perdere con la deturpazione di quel territorio, certo, perché bisogna iniziare a ragionare anche in questi termini. Se io consento quello, cosa perdo? Lì ci sono molte strutture ricettive anche importanti, che ospitano centinaia di cittadini italiani, ma anche stranieri, all'anno, che portano ricchezza al territorio. Abbiamo un'area come Ponte Buriano dove anche vari turisti da quelle zone vengono a fare foto. Poi c'è il ponte, come c'è tutto un percorso. C'è tutto un percorso di storie che può ricondurre a Capolona, ci sono tutta una serie di a caso la regione l'ha identificato come atto turistica, ci sarà un motivo. Ecco, quello che voglio dire io, che non siamo la sinistra di noi, siamo la sinistra perché quell'area perderebbe una ricchezza immensa in termini paesaggistici, di turismo e ambientale se verrà aperta questa cava. Questo è il punto fondamentale. Non bisogna guardare solo al no, bisogna guardare alla proposta alternativa che è stata costruita per valorizzare il territorio e Capolona stessa. Io li invito a fare questa riflessione qui. Allora, io vi vorrei lasciare un attimo con questo argomento, con questo servizio che noi abbiamo fatto a questo Consiglio Comunale, ma dal punto di vista del come fanno a passare, visto che il Comune di Arezzo e quello di Castiglione Fiebuochi gli hanno detto che da lì non dovrebbero i camion, se non ho capito male, sì, no? Non esatto, dovrebbero transitare. Il sindaco, sempre in questo Consiglio Comunale, dice che loro si sarebbero acquistati i terreni adiacenti all'escavazione per potersi costruire la loro stradina, quindi passerebbero. Detto questo, io vi lascio con questo servizio dove sentiamo un po' le voci dei cittadini e dove appunto si ricorda che può essere soltanto a questo punto la Regione Toscana con un no, che però, Donato, dovrebbe essere un no, insomma, motivato. Non credo che un ente possa dire possa dare un diniego di questo tipo se dal punto di vista delle carte, no, è tutto a posto. Sarà un no politico, perché certo, sarà un no politico. Ma non solo la regione può esprimersi, ancora il comune, che può ritirare la delibera con cui di Capolona fa questa richiesta, esatto. La vedo dura. Però certamente i cittadini, e su questo li ringrazio, nel fatto che siano organizzati con la loro partecipativa, potranno anche far cambiare idea a quella che è la regione toscana, ma anche rispetto a quello che è il luogo, perché la riflessione da fare è che quando probabilmente si apre una cava, ma lo dimostrano poi le tre ulteriori richieste fatte dal comune di Capolona alla regione toscana, quando se ne apre una cava ne sorgono altre accanto, lo dimostrano le tre richieste che il comune di Capolona alcune zone ha fatto sono state in commissione consigliare della regione toscana, di inserire ulteriori tre zone. Le ha stralciate, questo lo dice sempre nel consiglio comunale, però ha lasciato la possibilità di creare una sorta di brand, di non lo so neanche come poterlo chiamare, dove Capolona diventi un po' il punto di riferimento, ecco, un po' l'estrattivo. È un pericolo, perché vuol dire che dietro la richiesta roba della singola cava vi è una visione di devastazione di un territorio. E questa è la differenza. Senti, consiglio comunale aperto alla cittadinanza è possibile richiederlo secondo te? Io non conosco lo statuto del comune di Capolona, né del consiglio comunale né del comune vero e proprio. Penso di sì, ad Arezzo è possibile, non so quali siano le procedure, bisogna approfondire a livello di comune di Capolona la possibilità, se è contemplata, di fare un consiglio comunale aperto. Non serve assolutamente i consigli aperti. No, serve nei termini in cui probabilmente serve che la gente di quelle tutto il comune si renda conto e non si faccia prendere in giro in questo modo da chi l'amministra, ma ahimè ho poca speranza.
Va bene, vedremo insomma come andrà a finire. Noi vi lasciamo con questo breve servizio che ci racconta come è andata questo consiglio comunale. Ci vediamo dopo la pubblicità, perché se queste sono le grane del comune di Capolona, non è che ad Arezzo siamo messi molto meglio. Parleremo di questo raddoppio dell'inceneritore, ma non lo dobbiamo chiamare così, ci dicono gli esperti. A fra poco. Mettiamo a votazione questa mozione che prevede, che richiede il ritiro della delibera. Chi è a favore al ritiro della delibera? Chi è contrario? E chi si astiene? Ok, la mozione non è approvata. Passiamo. Comunque questo mi dà. Stiamo illustrando al prossimo punto il bilancio del Comune di Capolona. Evidentemente non interessa nessuno il bilancio. Quella che doveva essere una seduta ordinaria del Consiglio Comunale di Capolona si è invece trasformata in qualcosa di decisamente più movimentato per la mozione presentata dalla minoranza, che chiedeva alla Giunta di ritirare la delibera con la quale si era richiesto alla Regione Toscana di inserire la Valle delle Piagge nel piano cave. Come prevedibile, l'Aula ha espresso parere contrario all'istanza presentata dalla minoranza davanti a numerosi esponenti del comitato che si oppone alla possibile realizzazione di una cava di estrazione in località Viglioli. Rimane in piedi il progetto di un'area estrattiva specifica del Comune di Capolona, per cui se la Regione dice sì, c'è un'area specifica del Comune di Capolona, le aree vengono subito messe senza bisogno di chiedere niente a nessuno. Questo è quello che ha detto il sindaco in poche parole. Una volta uscito il piano di estrattivo in cui c'è il polo di Capolona, c'è. Quindi con chi mi devo confrontare? Io decido di farla qui, là, forse anche nella piazza qui, ex Soldini. La posso fare dove mi pare. Purtroppo abbiamo sentito dalla voce del sindaco che per via del fatto che le amministrazioni precedenti non abbiano posto vincoli, no? Anche se questi vincoli sono palesi, sono davanti agli occhi di tutti, perché il paesaggio c'è e parla da solo, il senso di benessere che la natura, quando non è toccata, dà a noi esseri umani, ma anche agli altri viventi, voglio dire alle piante e agli animali che frequentano quell'ambiente, e sono palesi, non hanno bisogno di un vincolo che sia scritto. Una persona dotata di capacità di osservazione, dotata di comprensione di quella che è la realtà, una proposta del genere non l'avanza nemmeno. Appena gli arriva quella richiesta dice: per un piatto di lenticchie 100.000 euro all'anno, ma per favore lasciamo perdere la salute di quel posto, la salute degli abitanti, delle piante e degli animali è molto più importante. Secondo la sovrintendenza è possibile portare avanti questo percorso che, ripeto, come ho detto in consiglio, come ripeto qui, è l'inizio di un percorso. Può trovare tantissimi ostacoli in qualunque punto, da qualunque ente, qualora ci sia. E l'ultimo, in ultimo, sarà il Comune, che qualora arrivassimo al grado di giudizio dell'amministrazione sarà un giudizio assolutamente rigido, ferreo, nell'interesse di tutti, e qualora qualcosa non andasse come vorremmo e non ci tutelasse abbastanza, non daremmo assolutamente il consenso, ma al momento che questo sarà reso possibile da tutti gli enti che prima di noi si devono esprimere, in sostanza. Eccoci dopo la pubblicità. Allora, se nella prima parte abbiamo parlato appunto di questa possibile cava di estrazione che dovrebbe sorgere in località Poggio Vignoli, sì, quindi sì, una Vignoli. Sorta di Val d'Orcia aretina, così viene definita da chi ama questa terra, vedremo come andrà a finire. Nel comune di Arezzo invece è già bello avviato questo percorso per un, io dico raddoppio per farlo capire a chi ci ascolta, certo. Ma raddoppio dell'inceneritore di San Zeno. Ma gli esperti dicono che non sarà così, non sarà tanto non si parla di incenerimento e non si parla nemmeno di raddoppio. Allora di che si parla? No, è il fatto che innanzitutto come metodo
per questa procedura che è stata decisa per quello che è poi un vero e proprio raddoppio o quasi, non è stata trasparente, nel senso in cui la SIA, che è stata inviata alla Regione Toscana, io e Filippo Gallo abbiamo scoperto quello che conteneva. Che cos'è la SIA, Donato? Spiegalo. La SIA è la richiesta che viene effettuata da ESA Impianti per il via libera all'ampliamento di quello che è l'attuale sito di San Zeno. Okay. Il fatto è che quel tipo di impianto poteva e può avere tuttora altri tipi di potenzialità. Loro prevedono che, e all'interno della SIA si pensava che vi fosse compreso solo quello, la creazione di un biodigestore, che è anche una tipologia di strumento di trattamento di rifiuti organici che io mi sento di condividere, anche positiva. Il problema è che all'interno di questo concone è stato messo anche il raddoppio. Il raddoppio quindi del rifiuto che viene incenerito. Che viene, sì, incenerito. Okay. Incenerito. E quindi? E quindi il problema che si è posto... Ad Arezzo arriverà la monnezza da dove? Perché se questo era già sovradimensionato prima, mi immagino dopo. Allora, anche su questo occorre fare una riflessione seria. Secondo gli studi dice che loro tratteranno solo il piano che loro hanno presentato, solo il rifiuto proveniente dal territorio aretino. Okay. Ricordo però ad esempio che in precedenza, quando fu proposto il raddoppio dell'inceneritore, che se ne era già parlato, si pensava che fosse finita, ma vi ricordate quando lo volevano fare da 250.000 tonnellate? Ecco, anche lì si diceva degli studi che il rifiuto sarebbe venuto solo dalla provincia di Arezzo e dal lato Toscana Sud, ma molto molto più ampi. Questi studi, come erano stati errati l'altra volta, per questo noi chiediamo un maggior approfondimento, una maggiore condivisione, bisogna andare veramente a studiare i problemi nel concreto, non sono i numeri sempre esaustivi di quella che è poi la realtà. Se qualora, andando avanti, il rifiuto diminuisse rispetto al quanto preventivato, probabilmente si dovrà, dato che l'inceneritore è una macchina rigida, andare a individuare i rifiuti da altri ambiti. Infatti il problema principale è che questo provvedimento non doveva essere preso ora, in questo momento qui, perché manca un piano di ambito della Toscana Sud. Prima si fanno i piani di ambito, si fa gli studi, si guarda tutti i vari impianti presenti sul territorio, dopodiché si decide dove intervenire e quali impianti magari andare a implementare, ad efficientare o a prevedere un'altra tipologia di smaltimento del rifiuto. Ripeto, sul biodigestore, che anzi secondo noi doveva essere maggiormente più grande, come in tantissimi luoghi del nord, perché per come è stato previsto questo biodigestore è molto piccolo rispetto al fabbisogno, ma anche all'ammortizzazione che avrà nel tempo. Io vorrei chiedere però, allora, te sei espressione del PD, certo, okay? Ma mi sembra che in questa vicenda il PD, anche in provincia, nei vari comuni, ha avuto dei comportamenti a dir poco contrastanti, quindi mi sembra che una parte del PD invece sia d'accordo nell'implementare sto inceneritore. Quindi poi lato gli ha dato via libera, nel lato ci sono i sindaci. Ci vuoi spiegare, ma insomma, con quante voci parla questo partito? Cioè... Purtroppo il mio partito viene da una fase storica molto lunga in cui si è stato al governo di diversi comuni, di più enti, e la difficoltà è quella di distaccarsi da quello che era una visione avuta fino ad oggi, che era quella di andare verso quello che era l'efficientamento o il raddoppio. E purtroppo poi dopo le cose mutano e bisogna adattarsi ai tempi, non bisogna essere conservativi secondo me come sinistra, bisogna essere progressisti, cioè bisogna essere noi quelli che vanno a studiare soluzioni nuove, bisogna essere noi quelli che approfondiscono i temi e anche trovano soluzioni differenti più adatte ai tempi. Io non posso pensare come forza di sinistra si sia oggi, e per questo sto combattendo, anche nelle fasi di intermezzo c'è sempre dei momenti di incertezza, di contraddizione, perché ricordo che fino a pochi anni fa all'interno di varie assemblee si votava a favore. Ora inizia a cambiare l'atteggiamento, seppur con l'astensione, seppur con l'assenza, ma comunque si inizia una lenta riflessione che io spero ci porterà, dato che siamo europei e il PD è una forza europeista, ad avere la stessa visione dell'Unione Europea, che non concede più finanziamenti per lo sviluppo degli inceneritori,
dal 2021 ha previsto, ha bandito l'utilizzo della plastica monouso. Questi sono due parametri che vanno tenuti in considerazione se si considera veramente europee di sinistra. E io vorrei che il PD andasse verso le linee di sviluppo che hanno tutte le forze di sinistra europee. Questo è il senso. E ritrovare l'orgoglio anche di fare una programmazione differente, di non adeguarsi e di iniziare un processo che sarà lungo, sicuramente con alcune certezze e contraddizioni, ma che arrivi a far assumere al centrodestra, e a Ghinelli in questo caso, la totale responsabilità di volere questo raddoppio. Questo è perché fondamentalmente è la loro visione questa. Ecco, ti vorrei far notare un'altra cosa. Proprio all'inceneritore qui a Arezzo c'è un tentativo anche mediatico proprio di farlo passare, passare un messaggio nella gente che quello è una risorsa, produce ricchezza, produce verde, produce salute, produce, cioè tutto il contrario di quello che teoricamente un oggetto che brucia la plastica, che brucia tutti i nostri rifiuti, istintivamente, io non sono esperto, ma istintivamente mi viene a pensare tutto il contrario, mi viene a pensare al nero, a tutto quello. Ma loro dicono che c'è il controllo dei fumi. Cioè sì, ma loro. Ma loro investono proprio in queste campagne pubblicitarie di carattere mediatico enormi somme. Il fatto che ci vengano organizzate delle manifestazioni sportive, sai, no? Che io corro. E lì ci viene organizzata una gara e viene presentata come, cioè sembra quasi che lì, ci arrivano a dire che l'aria pulita come si respira a correre l'intorno non si respira da nessun'altra parte. Io non ci credo, io infatti non ci vado, ma, e non ci credo minimamente, e anzi mi sento anche preso in giro perché insomma capisco che servano gli inceneritori, meglio un inceneritore forse di una discarica come in tanti altri casi, però io vorrei che la sinistra acquisisse quei valori, come diceva Donato, e anche dell'Europa, cioè bisogna trovare il modo che tutti questi rifiuti non vengano più prodotti. E oltretutto mi viene detto, mi è stato detto più di una volta, che anche questo inceneritore, per tenere certe temperature, per riuscire a bruciare più in sicurezza, ha bisogno di materiali ad alta combustione, tipo la plastica, tipo la carta, e quindi anche lì vorrei capire veramente come avviene, perché vorrei che magari, io non lo so, è una semplice relazione, magari noi si fa la differenziata, poi questi non riescono a portare a temperatura all'inceneritore, dice buttiamoci un po' di carta, ho sentito più di una volta che i rifiuti per esempio del nostro di Roma, di Napoli, che erano pieni di plastica, Lazio, eccetera, nel nord Europa li cercavano proprio perché quelli gli garantivano un'alta temperatura di combustione. Cioè, allora non ci prendiamo in giro, cioè, o veramente chi comanda si rende conto che questo è un problema e quindi la spazzatura non deve essere vista anche lì di nuovo con una ricchezza, ma dovremmo non averla la spazzatura, forse quello dovrebbe essere l'obiettivo, averne il meno possibile, certo. E non avere tutti questi problemi, perché se vogliamo veramente andare verso una società sostenibile non credo che si possa immaginare da un lato di spingere la gente a produrre tutta sta spazzatura, perché non viene fatto nulla per disincentivare gli imballaggi, né gli alimenti, anzi, cioè si continua, anche perché capito, cioè le fabbriche che li producono, posti di lavoro, cioè si ragiona così. Cioè te compri una fettina di carne di pollo che ha 200 grammi di polistirolo. Però non si può neanche ragionare, insomma, come spesso è accaduto nel sud, meglio morire di cancro che di mafia o comunque di fame. Quindi ecco, non si può ragionare così, no, assolutamente. E quindi come si contrasta però questa visione dell'amministrazione Ghinelli? Tu hai detto che sia una loro responsabilità. Sì, ecco. Perché allora, in primo luogo deve essere approvato un piano di ambito. Prima di
provvedere all'ampliamento dell'inceneritore doveva essere approvata un piano di ambito, cosa che non è stata fatta, perché vogliamo vedere i numeri e eventualmente vedere tutti gli impianti che sono presenti sul territorio della Toscana Sud, che sono diversi, e la tipologia del rifiuto in modo coerente con quelli che sono i veri sviluppi e delle normative attuali. Se l'Unione Europea mi dice che da 2021 non ci sarà la plastica monouso, io credo che sia molto alta la diminuzione del rifiuto, non tanto in termini di peso, perché la plastica pesa poco, ma in termini sicuramente di potere calorifero, cioè il rifiuto prodotto dai cittadini sarà meno, perché se mi togli una cosa fondamentale come la plastica monouso, che ricordo è utilizzata tantissimo dai piatti, bicchieri, cotton fioc, tutta una serie di prodotti che sono stati banditi, vuol dire che gli studi dovranno prevedere e studiare quel fenomeno per andare a vedere un sistema di trattamento del rifiuto. Poi un altro passo che doveva essere fatto, che era stato fatto ma che attualmente stanno annullando, è la raccolta del rifiuto porta a porta, che aumenta la raccolta differenziata e è a maggior valore quella raccolta differenziata, in quanto è pregiata e meno sporca e viene controllata. Un ulteriore passaggio può essere quello appunto di un impianto di trattamento della frazione organica più ampio di quanto previsto. Un ulteriore passaggio, ricordo, si parla di biogestore, ricordo un ulteriore passaggio importante di trattamento di rifiuto riguarda quello delle acque provenienti dalla depurazione, che la Toscana è entrata in emergenza, come la scorsa estate molti di voi avranno fatto notare, e che la Toscana non riesce a gestire e va all'esterno. Anche i fanghi provenienti dalla depurazione sono trattabili, anche di quelle è possibile produrre un biodigestore. Ricordo che lo sta procedendo in tal senso il comune di Chiusi. Uh-huh. Anche quello potrebbe essere un tipo di attività di trattamento a cui bisogna pensare, piuttosto che andare sempre comunque verso l'incenerimento con in discarica, bisogna trovare anche metodi alternativi che possono essere la riduzione del rifiuto alla fonte con specifici provvedimenti da parte dell'Unione Europea che già sta attuando, una raccolta differenziata maggiormente spinta che produca un prodotto come la plastica o la carta che sia conferibile anche in un mercato della raccolta riciclata. Il terzo, fare impianti di trattamento di rifiuti compatibili e che veramente vadano a contrastare le esigenze della produzione di un rifiuto più maggiore, come può essere la frazione organica, ma appunto anche i fanghi provenienti dalla depurazione. In quarto luogo, bisogna fare una riflessione seria in Toscana e come sinistra in generale, che bisogna andare verso una sensibilizzazione della cittadinanza e fare una battaglia politica in tal senso, ma con orgoglio, senza vergognarsi, a favore dell'ambiente e di sensibilizzare sempre più i cittadini che la produzione di rifiuto, l'abbandono, tutto quello che riguarda il ciclo dei rifiuti è un danno a loro in primis. E magari questo senso si può ottenere anche attraverso la tariffa puntuale per far sì che i cittadini che svolgono la raccolta differenziata sia premiale. Vedano un riscontro, sì, perché anche questo aspetto è importante. Sì, perché poi anche il discorso dell'abbandono dei rifiuti, adesso represso con le fototrappole, che poi, voglio dire, dove c'è un'auto, perché sennò se non c'è una targa non ti posso individuare. Ecco, piuttosto che reprimere, magari proviamo a incentivare a non, certo, a no, non no, li no, lasciare è sicuro, questi rifiuti. Però va fatta una scelta chiara in tale senso e farci una battaglia politica, cioè assumere un atteggiamento unitario verso questo tipo di scelta. Perché poi quello che è l'ammortamento dell'inceneritore, del famoso raddoppio, lo pagheranno tutti i cittadini, Certo, non è che li mette di tasca per anni. L'ammortamento dell'inceneritore quando fu creato a San Zeno è finito nel 2013 in bolletta, in tariffa. Dal 95 sì, 92-93 insomma, da quando fu quella secondo progettata. Me al tempo quel tipo di macchina inceneritore era una scelta virtuosa, perché rispetto alla discarica e per le conoscenze dell'epoca era una scelta, la migliore scelta tecnologica possibile. Oggi non lo è, è questa la grande differenza. Oggi l'incenerimento non è la migliore tecnologia rispetto a quello che è la gestione completa del ciclo dei rifiuti. Va bene, vedremo anche qui come andrà a finire, insomma, sia per la cava che per l'inceneritore sicuramente ne riparleremo. Il tempo è finito e noi ci vediamo, ringraziamo Donato Caporale. Un appello che il Comune di Arezzo, dato che è un tema che riguarda tutti i cittadini, si faccia promotore di assemblee non solo a San Zeno ma in tutte le varie frazioni, centri di aggregazione sociale, dove spieghi le ragioni per le quali vuole questo ampliamento e si confronti con la cittadinanza, se è favorevole o meno, e in tale modo potrà prendere una decisione
senso compiuto e con maggiore consapevolezza, perché ricordo la partecipazione della cittadinanza e di Arezzo su questo raddoppio è stata pari a zero. Bene, grazie a Donato Caporali, ci vediamo la prossima settimana, caro Faltoni. Arrivederci a tutti, alla prossima settimana, sicuramente sempre al coperto. Esatto, perché c'ha paura di bagnarsi. Alla prossima settimana, arrivederci.